Per ormai consolidata tradizione, da oggi idealmente a braccetto col Tour de France, dal prestigio della corsa transalpina all'altrettanto prestigio al femminile del Giro Donne, 21esima edizione. Siamo arrivati alla terza tappa e tocca il fascinoso esercizio contro il tempo, giorno della cronometro. Dopo che le prime due frazioni sono state nel segno, strapotere autentico di Ina Joko Teutenberg, due volate, due vittorie e due secondi posti della nostra Giorgia Bronzini, al ritmo degli abbuoni, una classifica generale che oggi aspetta in via definitiva la scrematura che poi sarà storia verso le prossime tappe, in tutto 10 frazioni col coronamento sullo Stelvio alla penultima tappa. Divido postazione Rai Sport con Silvio Martinello. Buonasera Lorenzo, buonasera agli sportivi appassionati di ciclismo. Quest'oggi esercizio complicato, gara a cronometro, 16 km e 900 metri da Carrano San Marco a Biadene, transitando da Cornuda e da Crocetta del Montello. Quindi staremo a vedere chi tra queste pretendenti quest'oggi sarà la più forte a cronometro. Dico subito che nella consegna della sintesi registrata gioco forza, andremo al racconto a carte scoperte rispetto ad una giornata che ha di nuovo illuminata la forza di questa squadra, le giallo-bianconere dell'HTC Colombia, ed è colei che non t'aspetti, abbiamo detto padrona delle volate, ma prepariamoci a un altro Teutenberg Day davvero contro ogni pronostico, perché se pronostico andava comunque tenuto dalle parti di questa squadra, semmai era Judith Hart la favorita. Sì, abbiamo visto inquadrato in questo momento Tatiana Guderzo, che mette in mostra la sua fresca maglia tricolore conquistata domenica scorsa a Treviso nella prova a cronometro, appunto, che assegnava il campionato italiano. Quindi quest'oggi corre in maglia tricolore. Prima di lei Noemi Cantele, la vice campionessa del mondo a cronometro, un po' sottotono finora. Ieri con Salvoldi, il commissario tecnico dell'Ital Donne, abbiamo individuato proprio in Tatiana Guderzo colei che in prospettiva azzurra può essere l'italiana più forte a questo Giro Donne. L'anno scorso la vittoria di Claudia Hausler, la tedeschina Claudia Hausler, bavarese, che si è rivelata proprio nell'edizione 2009, l'edizione del ventennale. Abbiamo cominciato dal Friuli Venezia Giulia, a un passo dal confine con la Slovenia, nella Muggia Trieste, prima frazione per ruote veloci, e da ieri il Giro Donne è arrivato nel Veneto, le due frazioni nella Marca Trevigiana, nello splendore della Marca Trevigiana. 20 chilometri ed è assolutamente crono di tutto rispetto in ambito femminile. Sì, assolutamente, mentre seguiamo l'arrivo di Tatiana Guderzo, la sua prova discreta, per ora è la prima delle italiane, perlomeno abbastanza lontana dal miglior tempo che finora è quello della Willumsen, tre quarti gara. Ha segnato appunto il miglior tempo, mentre inquadrato in questo momento la campionessa del mondo di Varese 2008, vale a dire la statunitense Amber Niven. Beh, una che contro il tempo sa andarci, fosse anche la strada più mossa l'anno scorso, la vittoria nella cronometro del giro che poi ha premiato, abbiamo detto, Claudia Hausler. Lei nel quarto giorno di gara un anno fa aveva preso fino anche il simbolo del primato, salvo poi la brutta caduta nel finale. Amber Niven è altrettanto caduta allora per Judith Hart, le favorite che hanno lasciato il campo proprio all'outsider che quest'anno, a parlare in prospettiva, è sicuramente invece a tutti gli effetti nel novero delle favorite. Quindi Hausler insieme alla compagna Pooley, poi l'accoppiata USA, nazionale degli Stati Uniti, con Amber Niven, Mara Abbott, e naturalmente le altre favorite da cercare in quello che è derby intercontinentale fra squadroni. Eccoci qua, Judith Hart, HTC Columbia, con Francesca Portinari e alla guida delle telecamere Rai Ita 91 Cosenza, che insistono su una delle atlete sicuramente più accreditate. Abbiamo detto, da oggi verosimilmente sarà così, lo diciamo subito, la classifica prende tutta un'altra faccia.
Assolutamente, la tedesca Judith Hart che per l'occasione indossa la maglia di campionessa nazionale della prova a cronometro, anche lei titolo conquistato la settimana scorsa, si sta rendendo protagonista di un'ottima prova, sta viaggiando sugli stessi tempi più o meno di Linda Willumsen, neozelandese che occupa la prima posizione in classifica generale provvisoriamente, sta viaggiando a quei livelli, quindi aspettiamoci una Judith Hart quest'oggi particolarmente combattiva. Storia di vita, una Willumsen che nel frattempo ha cambiato passaporto, la danese passista riconosciuta fra le più valorose in ambito internazionale, appunto neozelandese, e qui altri arrivi sul traguardo di Bjarne Montebelluna nel cuore della pedemontana, l'Amber Nieben, che andrà a staccare un 22-42 di tutto rispetto, a conferma della sua forza al momento delle prove contro il tempo. Sì, circa una ventina di secondi di ritardo da Linda Willumsen che occupa la prima posizione, mentre altri arrivi sta arrivando proprio Judith Hart, la concorrente che vediamo in maglia bianca, sta arrivando Judith Hart che va a segnare con 22.12 il miglior tempo, supera la Willumsen di un secondo, 22.13 per la Willumsen, anche lei HTC Columbia Women, e la capitana, sempre HTC Columbia Women, Judith Hart, la tedesca, 22.12. Ci soffermiamo adesso per un attimo su colei che l'anno scorso ha portato a casa il premio più alto, la maglia rosa, la vittoria finale, mi ha detto Claudia Hausler, lei è di Monaco, di Baviera, d'inverno si dà al biathlon, fisico minuto, quasi